Sì, grazie Presidente. Io sono molto contenta di questa delibera che è arrivata in aula. Molto contenta perché questa delibera deve rappresentare una visione, la nostra visione fino al 2030. Una visione che è a cuore nel Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle ha proprio nel suo DNA fonti rinnovabili, energia, diciamo un'energia sana, non l'energia da carbone che è quella che purtroppo stiamo subendo fino ad oggi. Quello che volevo mettere in evidenza erano soprattutto gli attori che saranno appunto quelli che dovranno attuare poi questo PAESC. Il primo è il Comune di Roma. Il Comune di Roma deve assolutamente, come prima azione, eliminare tutti i vincoli amministrativi che non permettono l'attuazione del PAESC. Il Comune di Roma è proprietario del patrimonio immobiliare, per cui anche lì bisogna lavorare affinché riusciamo a rendere questo patrimonio sostenibile energeticamente. Abbiamo le scuole, abbiamo le abitazioni, abbiamo di tutto. Quindi anche quello sarà un nostro obiettivo. Poi abbiamo il Comune di Roma che può essere un pianificatore, colui che programma l'azione. Queste azioni poi sono fondamentali se li facciamo, le leghiamo alla parte poi produttiva, cioè lo sviluppo e quindi l'impresa. Fondamentale è la politica industriale che vogliamo dare al Comune di Roma. Quindi, Commissione Bilancio dove sto, che cosa posso pensare? Serviranno dei trasferimenti alle imprese per convincere le imprese a far sì che questo PAESC si attivi nella visione nostra, cioè noi dobbiamo avere una visione industriale improntata sul PAESC e quindi mobilità, fonti energetiche e tutto ciò che è legato a questo piano di azione. Quindi questo piano d'azione, visto che abbiamo ereditato un PAES e sappiamo che non è stata una buona eredità, come tutte le cose che stiamo ereditando da questo Comune di Roma, purtroppo, cioè, abbiamo visto che gli impianti da fotovoltaici che stanno nelle scuole, sui tetti, c'è un censimento, non si sa quanti sono funzionanti, quanto stanno producendo. Insomma, in passato abbiamo fatto un tipo di adesione, ma poi in realtà non abbiamo investito, non l'abbiamo portato a termine quel PAES. Quindi noi, essendo che siamo un Movimento 5 Stelle, ci crediamo, noi PAES non solo lo stiamo portando qui in aula e ci stiamo mettendo la faccia tutti ad aderire al PAESC, ma lo dobbiamo proprio portare a termine punto per punto. Quindi una cosa importante che volevo dire all'assessora è proprio quello di avere, e poi lo prescrive stesso il PAESC, quindi non mi invento niente, un monitoraggio continuo, cioè ogni 2 anni dobbiamo fare degli step e verificare quello che stiamo facendo, dove stiamo andando, se stiamo rispettando la roadmap che ci siamo dati. Fondamentale appunto è cercare di avere un quadro di misurazione degli indicatori che la Commissione europea ci mette a disposizione, però cercare di avere dei nostri indicatori, dei nostri benchmark per dire oggi, e questo è il mio status quo, da domani il Comune di Roma ha cambiato rotta. E infine, che dire riguardo al governo nazionale? Il PAESC purtroppo dobbiamo dipendere anche dall'accesso a finanziamenti, purtroppo garantire un accesso adeguato a fonti di finanziamento, purtroppo anche questo è un aspetto importantissimo
su cui dobbiamo lavorare affinché appunto ci sia supporto su questo sia da parte del governo nazionale e soprattutto da parte della Commissione europea, che con i fondi, con tutti i fondi europei che sicuramente non mancheranno sul PAES, dobbiamo mettere appunto a sistema tutte queste azioni, insomma azioni che serviranno a realizzare il PAES. Quindi, per dire, siamo nella giusta strada, questo è il primo tassello, ma c'è tanto da lavorare affinché questo PAES diventi realtà al 2030, quindi per i nostri figli, per i prossimi nipoti, e lasciare una città migliore di quella che abbiamo trovato. Grazie. A lei.